Sabato, ciao ciao! Oggi Sonia. non c'è Albertino, perché Albertino sta al freddo, no? A Madonna di Campiglio, mi Sì, sembra. C'ha gran soirée stasera, quindi con tutto il suo gruppo, Scompiglio a Campiglio Rumba stasera. de Mar. Ma vogliamo allora... anche fingere un po' che ci manchi? E certo, ah, diciamo, ci manca, facciamo dai, così. Ci manca. Allora, volevo innanzitutto salutare, dare il bentornato a tre carissimi amici. Anzi, a quattro carissimi amici, un benvenuto a un nuovo amico. E prima, Marina La Rosa. Ciao Marina. Ciao, ciao, buon sabato Marina, a tutti. Ciao Marina. E Paola Picilli. Buongiorno, buon sabato. Il mitico, conosciuto da tutti, Radio Radio, Giulio Violati. Giulio Violati. No, abbiamo due abbiamo Giulio. Due Giulio. E poi abbiamo il ritorno, di Giulio Todrani. Grande. Ciao Giulio, che con il suo... chitarrista, no, magari fosse mio, è il chitarrista dei diversi gruppi. Perché tu c'hai 10 gruppi, ogni gruppo c'ha un nome, lui, Giulio. Pure tu. Lui sta in due gruppi. Sì. E comunque lui si chiama Claudio Trippa, è il chitarrista di Rai 2, con la trasmissione che ha. Puoi parlare pure tu, Luca Barbarossa. Giulio Todrani, è un cognome Todrani, Todrani, che fa tanto papà di Giorgia, mi sembra. Ce la canti dopo, Giorgia? No. Perché? No. C'è sempre Giorgia, Non ce la puoi cantare, Giorgia. Dopo. L'accendiamo. Sì. L'accendiamo, dai. E va bene, allora, stavamo parlando, non si può non parlare oggi, è vero che l'argomento è un altro, come sapete è partito questo sondaggio, la taglia 38. Non è un sinonimo di bellezza, no? In una donna non è, cioè non è per forza che deve essere bella. Guardiamo tutti lei perché sei l'unica 38. Ragazzi, io con la taglia 38, credetemi, ho avuto sempre un sacco di problemi, perché tu vai in un negozio, no? Dici, ce l'hai la 38? A volte... io l'ammazzo subito. Una che con la 38 ha avuto un sacco di problemi, devi vedere qua 46, bella, cioè parliamone. Ma poi guarda che i canoni di bellezza di una volta, tu sei fortunata perché erano appunto della donna giunonica. Una volta, ma io sono nata negli anni 2000, come certo, nell'Ottocento. Però io non c'ho tette. Tu ho sì. Ho capito. Visto? Io pure. Levate quelle, non so poi che facciamo. Però a posto. Però volevo dire che pure l'intelligenza non è il 9 di media a scuola. Giulio, tu cosa? Quanto ci avevi a scuola di media? No, parlavamo della 38. No, perché magari mia figlia mi ascolta. Parlavamo esatto. Però ero, sai, Sonia, a proposito della media, del 9, eccetera, per esempio si è visto che bambini plus dotati, quindi che bambini che hanno un'intelligenza Bellino superiore plus dotata. Alla media, alla fine non vanno bene a scuola. Perché? Perché si annoiano. Esatto. E quindi non sono... Noi plus dotati ce l'abbiamo, sto problema. Infatti a scuola pure io mi annoiamo un po', sai? Vedi? Sì. Ecco cosa hai scoperto un nuovo aspetto. Ho capito, non sapevo essere plus Ma dotato. Ma sei plus dotato in quale ambito esattamente? Scolastico. Ah, scolastico. Così per chiedere. No. No, se no avremmo perché... scoperto subito il segreto, diciamo, della scelta. No, diciamo che siamo in fascia protetta. Maria Grazia, Maria Grazia. Non vi posso rispondere perché siamo fascia protetta, perché, no, sennò, perché noi avrei messinesi plurime scegliamo risposte. Bene, sempre bene scegliamo. Noi sarà la vicinanza all'Africa, come dire. Senti, ma in genere quando si presenta un figlio a casa dicendo ho deciso che mi voglio sposare, ho deciso di sposarmi, io dico ma chi è questa, no? Cioè, quando ti sei presentata a casa e dici mi voglio sposare, mi sposo con Maria Grazia a Cucinotta. Cioè, no, no, ma lei è stata intelligente perché ha preso mia madre, si è portata a prendere un caffè e poi erano best friend dopo 5 minuti. Infatti rimase famosa la telefonata di mia madre e mi chiamava e dice come sta Giulia? Bene, ma ragazzi è bene, vabbè ciao, io pure sto bene. Sì, sì lo so, ciao, mi attaccato. Quindi per dirti proprio l'amore... come è nato subito, cioè no, sei no. passato subito in secondo ordine io da sempre, ma un po' forse è il nome Giulio che ci accomuna, perché io sono passato ad essere il figlio di Carlo Violati, il marito della Cucinotta, il padre di Giulia, e che la mattina ho delle crisi di identità forti quando mi faccio la barba, cioè, che sei? Ma no, niente, ho visto, capito? Perché non, cioè, mi chiedo pure come ti chiami, non sono più abituato. Guarda che vale anche per me. Appunto, è il nome Giulio, dico forse. Ormai io sono padre Giorgio. Esatto. Totrani tutto Giulio quello che hai fatto non conta più, ovviamente. Infatti, una novità,
due minuti, un minuto e mezzo. Ho fatto un gruppo nuovo che non c'avevo. Ho parlato già con dell'impresario, te sto facendo rifallo. Il padre di Giorgia canta Giorgia. Faccio tutti i brani di mia figlia. C'ha già una decina di contratti. Invece, Giulio, io ho fatto il gruppo mio, si chiamava Luce Riflessa. Sì. Il gruppo è Luce Riflessa, dice, capito? Vabbè, comunque. Vabbè, dai. Cioè, de peggio, insomma. Allora, scusate, visto che abbiamo qua tre uomini, ma secondo voi, e poi sentiamo noi donne, ma la bellezza in una donna, al di là della, è la taglia 30, diciamo, la taglia 38, ma le donne, perché ci sono donne che è una tristezza andarci a cena. Tu mangi? Sì, mangio. Sicuro? Sì, mangio. Non però mangio carne molto, da 25 anni. Consumi molto, anni. Però, perché se sei così magra. Non mangio carne. Non mangio carne perché... farinaci. Una cosetta da bevi, no, nel senso di alcolico. Sì, bevo e mangio tutto, però chiaramente lo stomaco capisci che ha quella capienza. Non è che mi posso... no... Cioè, non so, quale capienza? Se andiamo a cena io e te, secondo me tu mangerai più di me. Ecco. Sì, è annaffio, è annaffio. C'è Fabio che scrive: sono plus dotato, perciò andavo male a scuola. È vero. Sì, hai dato questa bella scusa oggi, Loredana. Ammazza, hai fatto un danno per milioni di persone. Ma ci saranno molti che diranno plus dotato, cosa è queste cose. Però, e l'ha detto la psicologa. Allora, sto dicendo, una donna, no, cioè... cosa vi colpisce in una donna? Non so, se vuoi ti dico gli occhi. Non lo so. Sempre perché stiamo... quello... No, perché pur dotato non posso rispondere ai signori, stiamo in fascia protetta. Mi colpe... Non lo so, dipende qual è il nostro pubblico. Se allora, Fabio... il canone di bellezza, sto dicendo, il canone di bellezza... cioè, che cosa vi colpisce, può colpire in una donna? Oddio, mamma mia, guarda che... Cioè, ovviamente non ai fini di una relazione, perché ai fini di una relazione ci colpisce anche, non so, la dolcezza, beh, certo, l'intelligenza, ai fini completamente... proprio di bellezza, il primo impatto, no? Questa vai, è la domanda. Vai. Sì. No, dicevo a loro, no, stavo esatto. suggerendo... vai, esatto. Giulio, partite, Giulio vai, ha detto una cosa che tutti gli uomini ipocriti dicono, esatto. Gli occhi. Le mani pure anche. Le mani, gli occhi. Le mani, l'occhio. I piedi delle... No. Le caviglie. Le caviglie entriamo nell'ambito quasi fetish, esistono queste. Sì. No, le caviglie sono importanti. Quella è malattia. Vabbè, però vedi, comunque... hai visto, quindi stanno dicendo che la guardano simpatia. Determinate insomma caratteristiche, ma che ma io per non dire effettivamente... una cosa che suonava male, ma no, detto questo. Tu non è che puoi dire sì. No, sedere una... il seno, no? Uno perché che ma chi le guarda? Cucina, ma chi le guarda 2010, queste cose? Cioè sedere il seno, la faccia, che, no. Cioè, ma chi le guarda? Ma dai, insomma, non giochiamo proprio su queste cose, ragazzi, serie, eh? Mi ho detto trasmissione serie e serie deve essere. Quindi si guarda il carattere, la simpatia, capito? Mm. Poi quando andiamo in pubblicità te lo dico. In un uomo cosa guardate per prima cosa? Beh, ecco, sei le donne, dotato, le donne guardano ovviamente altro. Cioè, certo. Allora io parlo per me, però penso che sia una cosa abbastanza diffusa. Io ad esempio gli occhi, la prima cosa che guardo in un uomo. Io guardo le mani, che sembrerà una sciocchezza, però guardo le mani, anche? La bocca e la camminata dell'uomo. Cioè da come cammina un uomo si possono intuire tante cose, secondo me. Anche le mani sono importanti. Ma... per noi donne. La, perché se la, vedi la virilità. Mano cicciottella... Sì. No, è la virilità. E ognuno ha poi un elemento dal quale esprimerla, ma deve essere, l'uomo deve essere virile, maschio. Ecco, maschio. Se a Giulio lo fa proprio schifo. Allora non mi posso più depilare i sopracciglia. Ma Giulio, ma cioè, dato un assist da morire. Ma virilità. Lei mi sono comprato le pinzette nuove, mo che ci faccio? Scusa, chiedo. 3775 104 500 ci scrivete un po' cosa ne pensate, cari? Qua siamo una banda di matti, eh? Questa è poi la prima trasmissione dell'anno. Sì, eh? Ma davvero? Ah, sì. Ah, apri proprio così. Attenzione. Giulio Canterino, chi? Che c'è canti? Me. No, non c'è canta tu, Giulio, no, Violati. No, no. L'audience, sai come va? Cioè, canto... però facci cantare, facci cantare. Cantiamo My Girl, la mia ragazza. My Girl. Ci vuole... La sento in ritardo. Io la sento proprio. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside.
out the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I got so much love for the bees within me. I got a sweeter song that I can sing. Oh, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. Annodata a casa, mi sa, mi sa che oggi non riusciremo a cantare noi, eh? Cioè, con quale faccia cantiamo? No, noi, no, io non posso. Conto è con Alberto, ma così non mi permetto proprio. No, ma bisogna vedere se siamo in grado di cantare noi. Tu hai mai cantato? Allo stadio. L'inno della Lazio. Esatto. Stadio, sì. Cantare l'inno da Roma o da Lazio? Lazio. Non tocchiamo sto Dazio. Senti una cosa, ma no, quando io ti dicevo tu hai mai cantato a casa, nel senso sei stato mai messo sotto il torchio da tua moglie, perché gli uomini quando dici allora che hai combinato, che hai fatto, hai mai cantato? Non ti ho capito, riformula. Allora, quando diciamo accadono quelle situazioni particolari in cui bisogna dire la verità, tu Giulio hai detto la verità o sempre, come tutti gli uomini, menti? Non possiamo generalizzare. Se levate Carmine a Burano, già certo questo. No, io non mento mai, io ometto. Ah, ecco. Perché io sono un bello ometto e quindi ometto. No. Devo sempre dire la verità, eh. E questo è come gli occhi e le mani. Esatto, bravo. A Giulio Todrani non glielo chiedo, non gliela faccio stato. No, io no, puoi chiederlo. Anche perché dico sempre la verità. Infatti me lascio sempre. Poi però mi riprendo perché mi vogliono bene. Conviene dire la verità. Bravo. Se te riprendono è meglio, se no te ne trovi un'altra. Negare fino alla morte. Tu pure c'hai un bel caratterino, eh. Mazza. Un po' peperino, un po'. Non assomiglio proprio a mia figlia, guarda. No, niente. No, eh. Solo quando stiamo sul palco, le mosse, perché lei ha cantato tanto tempo con me, mi copia un po' quando si inchina così, le note alte. Però nella vita c'è un altro carattere, giustamente è meglio per lei. Allora, diamo due consigli per la regia, 3775-104-500. Signori, ma una taglia 38 può far pensare che una donna sia bella solo perché esteticamente può essere più... deve essere magra, deve rispettare dei canoni che la moda un pochino ci impone? E poi, i primi a scuola sono sempre primi nella vita? A voi la risposta. Siamo da un genere all'altro. Te si fatta una veste scullata, lo capiello, quel nastro e quel rosa. Stiva miesa tre o quattro chantose e parlava francese. E così fui l'autriere
che t'ha incontrata, fui l'autriera a Toledo, gli orsi. Questa è la canzone mia e di papà e ci tengo a dirvelo, no, così mi rendo conto che non ve ne può fregare di meno. Ma siccome le figlie femmine sono sempre innamorate dei loro papà, certo, del loro cavaliere vero, unico, irripetibile, volete che vada avanti? Potrei andare avanti, no, tanto, però fino a luna non molto qua, e questa era la nostra canzone, bellissima. Bello. Che poi gli uomini cercano sempre il figlio maschio. Sì, no, però poi quando nasce la femmina è l'amore della vita. Io perdo totalmente a casa mia tra Sofia e Luca, che si amano profondamente. Io sono un elemento di disturbo, ovviamente, sì, tra di loro, ed io tra di voi che non conto nulla, è il sottotitolo. E poi ho avuto pure io però questo grande amore che era papà, per cui... Marina, ma tu con due figli maschi? Io sono The Queen, hai presente la regina? Sì, la regina. Ragazzi, dai, facciamo questa cosa, date da papà. No, mamma, ci sei tu. Esisto solo io. Sì. Ed è difficile ovviamente gestire questo rapporto, perché tu devi essere da veicolo, no? Devi unire questi maschi, queste cose. Infatti oggi andranno insieme allo stadio tutti da soli senza di me, proprio perché bisogna creare queste situazioni maschili di gruppo. Però io rimango la regina, per Beata. Fortuna. Sì, a me è esattamente il contrario, è il padre che tende ad avvicinarla a me. Proprio mamma parte per una settimana, wow, papà siamo soli, papà sta fuori una notte per lavoro, lei non disperata. Dorme, sì, occhio sbarrato, sì, sostiene di essere stata partorita da lui, perché è l'unica cosa che oggettivamente avrei fatto io in qualche modo, certo, soddisfazione, insomma, soddisfazione questa, eh? Mazza, scusami Giulio, e tu invece sei il cocco di sì. No. Giulia? Io con Giulia sono molto severo, lei mi dice papà posso? Sì. Esatto. Sì. Mamma ha detto no, vabbè, mamma la può dire. Perché, mamma, che c'entra mamma? E tu sei figlia mia, è l'unico caso di padre certo e madre nunca. Ma lei. Esatto. Sì, perché somiglia a me. Perché io, c'è stato un periodo della mia vita nel 71 che ero bello, veramente magro e cose, quindi... Un periodo nel 71? Sì, quando, sì. Quanto è durato? Quando c'era l'austerity, ti ricordi? Non si poteva bere. Si poteva bere e mangiare. Esatto. È durato parecchio, perché quello è no, importante. Io dico sempre, io sono 25 anni che sto insieme a mia ragazza e ho preso un chilo l'anno. Ah, ho preso 80 grammi al mese, non so tanti. No, non so. Però tanto. Sono stato costante, ecco, quello. Ah, l'hai mantenuto. Bravo, una costanza pazzesca. Difficile. Sì, perché è tostissimo. Perde sono buoni tutti, ma prendere ogni mese 80 grammi... Questa cosa mi ha sempre fatto riflettere, perché c'è sempre un gran magro dietro ad una persona, diciamo, in sovrappeso. Invece pensa che fortuna che ho avuto io. Mai. La mia prima dieta, 6 mesi avevo, 6. Sì. Perché mamma ha sbagliato il calcolo dei plasmon, poverina, è pure una matematica mia mamma, non si è capito proprio su di me, su 3 figli. L'ha sbagliato il calcolo dei plasmon e quindi la prima dieta me l'hanno prescritta 6 mesi, però ne ho fatta una l'anno pure io, sì, vedi, sì. Ora siamo alla 44esima, la inizio la prossima settimana. Io ne faccio due, perché io ho un faldone così di diete. Ah, quante ne vuoi? Cioè, che vuoi passarle? Io c'ho pure il metodo del ballo su una gamba sola, un sacco di cose carine, insomma, sì, ne parleremo un'altra volta. Pensa che io sono nata invece di 5 kg.
E poi sei rimasto, però. Ha detto 5 kg e sto come a 7 e mezzo. No, il mio nonno, che era medico, disse a mia madre: questa bambina devi subito farla mangiare di meno perché è troppo grossa. E quindi la mia prima dieta, è l'unica ovviamente, l'ho iniziata appena nata. Pensa, sì, e t'ha pure funzionato. A me quella dei 6 mesi non ha funzionato e lei è stata una ripetizione continua. Ho perso 44 prove costume. Pensa, ma pure queste sono record, se ci pensi, sì. Perché magari su 44 una la becchi. Ma tu non c'hai il paltò estivo? Sì, io sì, ho fatto sì. Il paltò estivo. È fatto bene. A bomba, leggero. No, a me mi ha salvato molto l'ingresso delle signore arabe. Ah, sì, il burka. Perché mo se porta, puoi pure andare, capito, sì, con... Io pure, tipo Demi Rousseau. Ma perché non ricordi? Si porta il burka? È una cosa fichissima. Ti ricordi come con quella tunica? È uguale, io dal mare così. È vero, non ci credo. Io vado al mare con la tunica come Jeppy Jeppy. Non ci credo. Sì, come Lele Mora prima del dimagrimento. Prima di... Un saluto a tutti, come facevano le cose là. Elisabetta quando passava, saluto tutti così in spiaggia e vado dritto. Sì, sì. Ti ricordi Berfagore? Noi sì, passava così, sì. Che andava su, ecco, uguale io. Vabbè, comunque la bellezza è soggettiva. È cioè, io avevo ho conosciuto questo ragazzo che si era lasciato da poco con la sua fidanzata e gli ho presentato una mia amica molto bella, molto carina, ovviamente secondo me, ma anche oggettivamente, nel senso che ha tanti spasimanti lei. E lui mi disse: no, guarda, non è il mio tipo. Io dico: come non è il tuo tipo? È molto carina. Dice: no, no, a me piacciono proprio le taglie, quelle proprio morbide. Più... Ah, ma come disse mia mamma al mio fidanzato: dice Paola, basta mangiare, mettiti a dieta. E lui timidamente, infatti, dopo ha fatto la carriera diplomatica. Questo ragazzo timidamente disse: signora, veramente a me Paola piace così. Lui voleva farmi un complimento. Mia mamma si girò e gli disse: ma sarai mica un feticista? E quindi, ma davvero poi. Ti giuro, vabbè, più bella mia suocera, non starà mica ascoltando mia suocera, vabbè, comunque non è che sto citando, mia suocera è fichissima, mi guarda, io e Luca stavamo insieme da poco, mi guarda e sovrappensiero, quindi l'ha detto vero, non ci ha riflettuto, peccato, virgola, però avresti un bel viso. Io no, ho immaginato tutto quello che stava pensando dietro il sottotesto. Peccato, però il sottotesto, sì, sì, che io l'ho trovato. E chi hai risposto? Io, almeno quello. Penso se non mi fermo anche quello. Invece mia suocera, quando l'ho conosciuto, disse: beh, che ti devo dire, parlando con un'amica, moglie buoi dei paesi tuoi. E tu non eri del suo paese. Devo... certo, naturalmente. Simpatiche, le suocere sono sempre simpatiche. No, la mia suocera è adorabile, ci mancherebbe altro, anche però la mia. Fu un'osservazione quella. E certo. Cioè, io poi voglio pensare una cosa, scusate, tornando alla famiglia d'Inghilterra, però che poi... Ah, niente, ma l'ha colpita assai, stufato. Ma da morire. Ma perché in tante famiglie succedono queste cose, capito? In tante famiglie succedono queste Secondo cose. Secondo me c'ha qualcosa che vuole dire ai suoi figli stamattina e sta tentando con la famiglia d'Inghilterra. Ma se non fosse stato Harry, il figlio maschio, a sposarsi con questa che l'ha caricato, se fosse stata una femmina con un marito modello Harry e dire andiamo, secondo voi? Ma anche in una famiglia normale la femmina lascia la famiglia, non tratta più la mamma, sì, nonna, eccetera, sì, per andare con lui, a voglia pure prima, ma voglia, secondo me no, ma secondo te lo vedo, non lo so, dipende sempre dalla relazione che si crea tra... Cioè, riesce una femmina, abbandona la propria famiglia per andare, dipende da come sono i genitori, sai. Guardate le scene del matrimonio. Paola, mi mamma. Chiedi quanto me ne frega della, che sono andati via dalla famiglia reale? Mo chiedi. La vastità, facciamo la vastità, Giulio. Dai, apriamo le mani. Apri le braccia, Giulio. Dai. Oppure mi vuoi chiedere se ho perso il sonno stanotte per questa notizia? La fame abbiamo perso noi su sta notizia. Mannaggia. Però la prossima volta Radio organizziamo uno sprizzettino insieme a quest'ora. A me a quest'ora mi viene il richiamino. Ma Sonia, io mi sono perso qualcosa. Ho lavorato, sono stato al locale stanotte alla forma. Ho fatto tardi. Ma che è successo con la famiglia reale? Non glielo dai, allora pubblicità, dai.
Dai, pubblicità. Pubblicità. Dobbiamo spiegare a Giulio che è successo. Se ne sono iti, come si dice, se ne sono andati Harry e Meghan. Intanto bisogna capire qual è Harry e qual è quell'altro. Bisogna capire, inquadrarli. Ah, ecco. Adesso, allora, microfono. Hai capito? Ma quanto è formato hai capito, sto Giulio? Giulio. Hai capito, Giulietto? È qualcosa. Giulietto. Ma stai sul pezzo, bravo. Però la Meghan non è simpatica. No. E la Meghan non... ci stanno altri modelli migliori della Meghan, c'è Chenic, ci sono. Pubblicità occulta. Ma è sponsor l'anno prossimo, dai Sonia. Forza Sonia. Volevo rispondere ad Angelo che dice di una donna colpisce la sensualità che non dipende dalla taglia, ma invece riflesso di uno splendore interiore. Quando sì. una donna è bella dentro, lo è anche fuori. Sì, Angelo, ha scritto la moglie accanto. Finalmente. Sì, ha scritto la moglie. Angelo, dai, l'abbiamo capito. È tutto chiaro. Angelo, sei proprio siamo bravo. Con te, siamo poi con volevo te, salutare anche Tony che ci sta ascoltando. Ciao Tony, scrivici e partecipa pure tu a questa. Che vogliamo chiamare? A questa caciara, questa caciara di sabato, con sti cazzoni, no, se può dire faccia se protetta, se può no, dire faccia protetta, no, neanche. Neanche Cazzari. Giocellare rolloni. Comunque posso dire, per tornare al tema, io sono stata con degli uomini brutti. Cioè, proprio brutti. Saranno contenti. E perché sto fatto, giustamente? Perché ti attrae altro. Cioè, la bellezza sì. non è tutto, no? Certo. Invece, pensate, io sono uomini belli. Allora lo vedi che non è un fatto d'Italia. Io ero sempre la brutta della coppia. E infatti dice, ma come te la sei pigliata? Questa si vedeva nei volti degli amici. No, è vero, è verissimo. Sempre più belli di me, tutti. Tutti, oggettivamente. Sai, io sempre che li portavo come trofeo barboncino, invece in genere è il contrario, no? Come te la portavi in mezzo ai tuoi amici? Ma vengo con portavo, la mia sì, nuova fidanzata. La portavo, ah, no, portavi. No, ma infatti io la capisco tua moglie, cioè, nel senso che... Anche sarà lei stata attratta dal brutto, il brutto sarà un problema so, di quelli di Messina. Posso testimoniare, se guardate le foto, adesso dobbiamo andare in pubblicità, però prima di andare in pubblicità, scusami Lucia, è possibile far vedere una foto di Giulio, magro. Il giorno del matrimonio? Ah magro. Dai, bello, era il 71, magro, il 71. Erano i sei mesi del 71. Ci sono andato in carrozza perché non c'era benzina. C'era poi benzina. Si è adagiato, poi si è un po' no, adagiato. C'ho avuto la quinta malattia, vai. La redazione. Bocca, mani, piedi, qual è quello? La redazione video tu non riesci a trovarmi questo? Non ce l'ha perché ce l'hanno archivi del KGB questa foto. Vedi che non ce l'ha. Non l'ho ancora trovata, niente. Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, dai. 3775 104, eccola. No, ma la dovete mettere in video. È arrivata video, a noi. Che eccolo e qua, guarda guardatelo. Che è bello. Vabbè, dai, ma vabbè. Voglio dire, io mi aspettavo, ti aspettavo più alto. Vabbè, lei aveva età. Oh, ma c'è la pubblicità. Ma non ti sei messo il tacchetto dentro modello Berlusconi? Cioè, ma scusate, quella è ieri e oggi? Cioè, no, no, sì, no, ieri e l'altro ieri quella era. Se, quello sarà stato il 76 l'altro. Sì. Vabbè, comunque, è stato magro, vedete? È stato magro. Certo che per Maria Grazia il tempo non passa. Eh? No, perché io metto la vasca no. di cocoon. Quindi rimane così. Dopo vediamo se riusciamo a contattare la Maria Grazia, ma che sa sempre. Va bene, allora, un fiore, dicono, vedi. Allora, 3775 104 500, se volete cazzeggiare con noi, iscriveteci. A tra poco. I've been loving you. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me.
I've been loving you just a little too long. I don't wanna stop now. With you my life has been so wonderful. Oh, I can't stop now. And your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows cold. I'll be holding you just a little too long. I don't wanna stop now. I've been loving you a bit too long. I don't wanna stop now. Oh, my baby, I've been loving you just a little too long. Make me stop now, yeah. Because I love you, baby. I need you, baby. Come avete capito, l'ha scaricato la donna, non so se si è capito bene. L'ha accannato, come diciamo a Roma. Devo dire che sono... Don't make me stop, dice lui, ma lei l'ha accannato ugualmente. Grazie. Bravo, oh, bravo, guarda, Giulio. Salutiamo Antonella che ci dice: grande Sonia, grazie. Un inizio 2020 all'insegna del sorriso. Rido da quando è iniziato il programma. Un saluto e un bacione a tutti. Antonella, grazie. Ciao, Antonella. Bacione! E grazie anche a professore, grazie per il saluto a Tony, siamo tutti con te. Scrivici. Uno e di noi, poi, Tony. La cosa peggiore riguarda la bellezza delle donne quando dicono sì, simpatica. Una brava ragazza. Perché dovete dire così? Io l'ho apprezzato pure quello. Meglio di niente, come dire. Penso se diceva ed è pure antipatica. Bingo. Come si dice? Brutta e antipatica, brutta, no? Antipatica. Senti, abbiamo in linea un amico? Un amico? Stefanuccio, Stefano Bonganzone. Ciao, ciao Stefano. Perché io sono amico delle donne. Stai ridendo pure tu, eh? Ci stai ascoltando, beh, immagino. Siamo dei pazzi, beh, oggi, ancora peggio, direi, guarda. Come si fa a non ridere, no? Beh. Senti una cosa, ma che ne pensi della taglia 38? Che qua, cioè, l'unica 38 oggi è Marina La Rosa, molto sì, invidiata. Purtroppo, mi scuso, perdonate. Marina sì, però non è bella perché è una taglia 38, Marina è bella oltre la taglia 38. Wow, Stefano, bravissimo. E adesso dici pure qualcosa. Taglia 38, quel grissino, quello asfittico, quello che... Dov'è? Cos'è la taglia 38? No. Bravo, niente, bravo. Niente. No. Non è niente. Allora, noi amiamo le donne che comunque sia... Allora, l'importante secondo me è saper portare la propria taglia, però le taglie esistono proprio perché si può essere un po' di più. Per esempio, Loredana, che ne pensi delle tette? Che dirti, che dirti? Sotto la terza, in chiave psicologica, il seno, no? Eh beh, il seno si richiama il rapporto con la madre. Bravissimi. Però ti dico, la donna fondamentalmente non attira per un problema di taglia, attira per tutto un insieme di cose. Quindi se la donna è anche un po' formosina e ha una parte Stefano, intrigante legata al fascino,
ma voglio dire, no? Per fortuna, come mai gli uomini stranieri, per esempio, preferiscono le donne italiane un po' più formose? È perché sono più intelligenti. Esterofilia manetta. Perché le forme piacciono, le forme piacciono e tanto. E poi perché andiamo tutti a vedere la danza del ventre e vogliamo vedere proprio il concetto della consistenza della taglia? Perché? Perché sarà sensuale, no? Senti, ma quando tu trucchi... Sì. Prepari i capelli a una persona, trucchi, la supporti nel look, eccetera, e dici stai proprio bene, sei veramente bella, no? Sì. Che cos'è che ti dà in più rispetto alla bellezza, sai? Perché oggi, diciamo francamente, che quando ci guardiamo intorno, specialmente nelle ragazze molto giovani, ventenni, tu vedi tutte belle ragazze, sì. Non è che... Sì. Cioè, proprio qui. Partiamo dal concetto che secondo me oggi la bellezza ce l'hanno tutti, il problema è scoprirla. Sì, ma al di là di tutto, tra 10 ragazze mediamente belle, il fascino, cioè chi è che ti affascina di più? Cioè ti colpisce qualcuna in più? Perché? Perché il fascino è innato innanzitutto, poi a un certo punto attraverso il trucco la donna identifica quali sono le loro caratteristiche più importanti e a quel punto il fascino abbinato alla consapevolezza diventa irresistibile. Il problema è che la donna si deve identificare in qualcosa che non conosce di sé. Il trucco, per esempio, è un bellissimo meccanismo. Dopodiché, quando ovviamente la classe, il fascino, anche mettiamoci la sensualità, perché quella è non è la sensualità costruita, io parlo sempre quella innata. Sta parlando di me, ragazzi, ovviamente. Abbiamo capito. L'identikit e c'è. Beh, diciamo che c'è bella roba là dentro, perché ormai diciamo che il salotto di Sony è diventato una specie di ritiro interessante proprio. Senti, invece parlando degli uomini, no? Ad esempio, guardando Giulio Violati, no? Cioè, Stefano. Ciao Giulio. Ciao, allora, parlando di Giulio, a me fa ridere, che devo fare? Quindi... Io sai che la bellezza non l'ho ancora trovata, perché tu mi dici che la devo scoprire, però io non l'ho trovata. Io parlavo delle donne, però, Okay, gli uomini hanno si riconoscono in uno stereotipo, è diverso. Tipo? Sì. E l'uomo, allora partiamo dal presupposto, Giulio, sì. Noi uomini siamo più basici. Sì. Quindi non abbiamo proprio ma sta dicendo solo cose meravigliose, proprio intelligente, non interrompere le donne. Lei sono facile, si chiama La Rosa, quindi... è ovvio che è esile. A me mi chiama Oba per le ragazzine. vabbè dai, lasciamo perdere, dai. Quindi diciamo che noi siamo più legati, che ti posso dire, avendo anche la possibilità di utilizzare meno cose, no? Perché ovviamente non è che il trucco per noi è una prassi, quindi che ti posso dire, utilizziamo la barba, i capelli, cerchiamo di avere una linea anche nel vestire, però diciamo che il fascino... Scusa da noi... se ti interrompo, mi sta dicendo Luciano, chi ce l'ha i capelli? No, ma vabbè, Luciano poi non può dire niente, che Luciano pure c'ha un bel fascino quando c'ha la cuffia, quindi è come avere un... Quando c'ha la cuffia. È la cuffia che... Infatti lo rende lui gira con la cuffia anche quando non sta in radio. Per la cuffia parlo quella musicale, non quella da bagno. Vabbè, però, Stefano, qua ci interrompono. Non ci Giulio, dicono, diciamoci il la segreto verità. Mio quale deve essere. Allora, il segreto tu stai bene come stai. Però noi il fascino o ci nasciamo e ce lo teniamo, o se no zero. Il problema è un altro, che noi non abbiamo la prontezza delle donne, no? Quella di saper fare più cose insieme, quindi diciamo che ci dedichiamo alla bellezza in un modo un pochino più banalotto, ecco. Poi io sai, non amo la chirurgia estetica negli uomini. Vabbè, allora annullo sta appuntamento, ecco. Basta, e poi guarda, lunedì volevo far togliere 3 menti dei miei 4 menti. Facci caso però, gli uomini, no? In tarda età, quando invecchiano, o diventano meravigliosi, cioè ci sono degli uomini che acquisiscono fascino, oppure diventano dei cessi incredibili. Le donne no. A me mi chiamano Sean Connery dei Prati. No. Le donne... Io poi ho abolito la parola anziana. Ah, giusto. Da giovane a vecchia. No, diversamente giovane. No, si passa da...
diciamo, giovane a direttamente vecchia a 90 anni, perché la vecchiaia è uno stato piacevole, mentale, proprio. Ah, no. È uno stato meraviglioso, quindi l'importante è avere quel tipo di prontezza. Ma no, noi uomini, Stefano, insomma, mi piace un sacco, sì, ma te, tu dove, però, ti poni, Stefano? Esatto. Cioè, dove ti poni? Nel senso, nell'ambito proprio etero, omo, dove stiamo? Perché magari... No, io sono un gay che però ha avuto una vita anche da etero, quindi sono uno consapevole. È un etero pentito, quindi. No, sono, no. Sono un gay che però ama le donne. Ah. Ah, ecco. Perché il problema di alcuni gay è non amare le donne. No, io mi cioè stavo innamorando di te. Infatti. Ci hai levato subito la speranza. Esatto, esatto. Mi sembrava tardi, troppo Maria. Bello per essere vero, nel senso, sì, di sì. Ci avrei provato però le conosco volentieri. Bene, perché il problema di conoscere le donne e imparare a conviverci, allora arrivi a capire delle sfumature che se gli uomini questo lo capissero davvero, ne farebbero un tesoro al punto tale di diventare non solo più intelligenti, ma anche più pratici. Madonna, nella dovresti vita. Tenere dei corsi, Stefano. Ma ci hai tiene, pensato? No, ma vuoi sapere? Io devo dire una cosa importante, Stefano, se posso dirla, no? Perché ti sei sposato, hai un figlio, sì, dopodiché... Figlio, il mio fiore all'occhiello. E quindi hai una visione a 360 gradi del mondo io, femminile, ma anche maschile. Chi mi è stato accanto. Vedi. Perché io penso che si può fare tutto nel pieno... Cioè, bisogna essere onesti nella vita. Quindi mia moglie sapeva delle mie tendenze, delle mie, diciamo, ciò che mi piaceva realmente nella vita. Quindi abbiamo fatto un progetto, ci siamo sposati e il desiderio era avere un figlio. Quindi oggi ho un figlio e un'ex moglie che condivide con me la mia vita di oggi. Bellissimo. Solo che non ama essere chiamata ex moglie. E come vuole essere la chiamata? Ma lei vuole essere chiamata moglie. Prima moglie, quindi vuole che io mi sposi al punto tale, è strumentale la cosa com'è. Sì, ma sarà anche l'unica moglie, no? Sarà l'unica moglie, lo sarà per sempre, però comunque sia... Ormai si chiama Rebecca per questo. Abbiamo risolto così. Ma sì, ma poi l'amore ha mille sfaccettature, cioè si innamora degli animi, no? Sì. Poi sono incontri di persone, a prescindere poi dal sesso e dalla... Sì. Però dovresti d'accordo. Tenere dei corsi per gli uomini eterosessuali. Io te lo consiglio, ti manderei tantissime persone, pensaci. Ma scusate, ma invece di tenere corsi, facciamo un incontro direttamente, io le donne non le capisco, e da lì si apre un mondo, come sempre, perché ormai è diventata la trasmissione anche un po' confessionale, secondo me, no? Vero, sì, vero, sì. Vengono fuori delle cose che normalmente, no, se ne parla poco, oppure, ma quando si è nel sicuro, ci si sente protetti, esce fuori tutto, quindi viva io le donne non le capisco, io ne faccio parte e sono fiero di farle parte. Ma grazie, no, ma grazie. Grazie a te. Senti, allora ti aspettiamo presto perché sei impegnatissimo nel lavoro, quindi ti aspettiamo presto qui in trasmissione, salutaci Manfredi e grazie per il tuo contributo. Ciao, ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Allora ragazzi, allora volevo dire, penso che ci stiamo divertendo noi, no? Parliamo. Loredana che parla di meno, guarda cosa scrivono, per me la migliore lì dentro è la psicologa, Pompeo. Perché non parlo? Non è intervenuta. Se siamo tutti... Cioè, come a dire, voi state dicendo una marea di cazzate. Corbelleria. Non è intervenuta. Li lascia fasti, matti. Allora, 775-104-500... Sofia, che ci dici lì dall'altra parte del vetro? Che sa, c'è qui Sofia. Non parla nemmeno Sofia perché ha capito tutto. Dovete sapere che Sofia è la figlia di Paola Picilli. E che succede? Guarda la mamma e poi fa segno no. Mamma mia, ma che sta lei dicendo? Lei si vergogna di me. Però sì. Bisogna dire anche una cosa. Prima è entrata e l'ha anche rimproverata. Ha detto, mamma, strano. Non dire le parolacce. No, ma strano, non mi rimproverà mai. È sempre così buona con me. Va bene, allora, due consigli per gli acquisti, 3775-104-500, a tra poco. Sunny, yesterday my life was filled with you. Sunny, you smile at me and really is the pain. Days are down, but days are here. My sunny one shines so sincere.
sania so true. I love you. Oh, Sunny, thank you for the sunshine. So true, I love you. Oh, Sunny, thank you for the smile upon your face, Sunny. Thank you for the gleam, the flower glaze. Yours my spark, natural fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, I so true, I love you. Oh, I love you, Sunny. Bravo Giulio. Che vogliamo dire? Bravissimo. Che vogliamo dire? Allora, no, Sonia, prima ti stavo rubando la parola per dirti che ho trovato un escamotage che vorrei consigliare a tutte le mie colleghe di Rotolini. E quando andavo in palestra, cioè ci tentavo, come si fa, Giulio, tu ce lo insegni? Cosa, fai l'abbonamento, esatto. Esatto, no, alla prima vai, dai. Io per... no, io alla prima andavo, la prima settimana, l'iscrizione, e poi andavo a fare la prima lezione. A me quando facevano fai palestra, siete cognome. Solo arrivavi fino all'iscrizione. No, invece io riuscivo a vincere. Facevo quella di un anno perché conveniva. Pure io sempre. Perché noi siamo... Secondo me Marina ci va in palestra. O fa palestra tutti i giorni, ginnastica tutti i giorni, no, Marina. No. Perché devo dire, purtroppo, con difficoltà lo dico, diciamo che io sono proprio così di costituzione. Cioè non mi sforzo di... Possiamo andare via? Mi sembra fino al mezzogiorno e tre era finita. Ma posso dire una cosa? Io ho trovato un scamotaggio. Ma voglio dirci proprio di Marina. Qual è l'escamotaggio? Difendimi, grazie. Posso, guarda, tanto ci sono tante donne che si rifanno il seno. Parliamo di seni. Per cui, diciamo, ormai c'hanno quasi tutti quanti nello spettacolo il seno rifatto. Lei non se lo fa perché non gli serve, cioè, è così solare. No, tra l'altro voglio dire una cosa, ma perché siamo qui tra intimi, insomma, un po'... Sì, siamo io oggi ho messo reggiseno, perché non lo metto ormai da tipo 3 anni, perché ho pensato che questa cosa che era troppo attillata, insomma... Fosse... Troppo chiara, cioè... No, era troppo un po' piatta. Allora ho detto, mettiamo reggiseno così sembra un po' di avere un seno, ma in realtà... C'è poca roba, eh. Quindi va bene, lo dico a tuo favore, solo per estimatori. Ti ringrazio, capito? Io sono solo per estimatori. Noi tre invece abbiamo messo una fascia di quelle dei cinesi, consecutiva, perché sennò andava sul tavolo. Vabbè, ma no, scherziamo. Senti, sono fortunato perché non spendono soldi. Perché io i rotolini ce li ho, capito? Ah, ora ti do una dritta favolosa, amica di rotoli. Allora, amica di rotoli, questa è la prima volta che... Cara amica di rotoli. Esatto, arrivavo in palestra e la prima difficoltà veramente è che come la trovi una come lei in palestra, a parte non sudano quelle magre, le signore, diciamo, in sovrappeso, veramente con la maschera d'ossigeno, diciamo, le chiappa, loro una cosa truccate, senza una goccia di sudore e con quei completini di note marche che a noi... Ma non, manco per guanto ci vanno quelle cose. E guanto, l'ho detto. Ho detto, cioè, sarà un'attività, una cosa che è proprio vietata a quelle sotto una certa taglia. Cioè, esiste, lo sapevate? No. Ah, non lo sapevate? Lancio il martello qua. No. No, molto più fica. Mi sono iscritta a un corso di burlesque. Bello. E se non hai una certa fisicità, non funziona. Non funzioni, hai in capito? Scena. Che bello. E allora una collega della nostra amica un giorno mi disse: cioè, ma non è che tu ti riescono tante cose nella vita?
mica vero, faccio credere che mi riescano tante cose. Ti riesco tante cose della vita. Com'è che questa dieta non ti riesce? Non sarà perché tu quando arrivi vuoi spazio? E da lì ho detto, ci vuole un palcoscenico. E chi mi piglia a me con la taglia? E allora ho detto, me lo compro. Attraverso un corso di burlesque sono diventata una performer. Wow. E mi sono divertita da morire. Ovviamente anche di questo vorrei salutare abbiamo tutti quelli che si vergognano. Abbiamo un video. Ve lo farò avere. Sì, ma tua figlia forse continua a fare tua figlia continua a fare no con la testa, ho visto. Forse Sofia potrebbe aiutare la regia con a cercare il video, a cercare il video. Una volta per far capire a Sofia contenta. Che non era una cosa così, perché mio marito diceva leva la borsa del burlesque come se fosse stata una roba da spogliare in lista, e quindi l'ho portata con me. E beh, ma dove io... possiamo vederti? Io voglio venire. E no, quello poi l'ho mantenuto in forma privata. Senti, non è che andavo ad esprimermi. Posso dire che durante la pubblicità adesso vediamo nelle foto del cellulare, le becchiamo qualcosa e le mettiamo sì, in video. Sì, dai, un video. Marina, voglio un video, assolutamente. Io, allora, adesso. Dobbiamo andare in pubblicità, però un pensiero lo vorrei un attimo esprimere. Voi state sentendo noi donne, no? Che stiamo parlando di questo, eccetera. No, io abbiamo tre uomini no, là. Guardi a me, no. Vieni là. C'è Claudio che se non parla guardi, mai. Se mi guardi, mi fa la domanda, mi fa così, dimmi. Ma questi sono i nostri pensieri, cioè le devo andare in palestra, il rotolo, quelli magri. Io pure facevo parte del Rotary Club. Ma il pensiero al maschile, cioè a parte le donne, il calcio e no, io ho quei quattro neuroni, poi oltre non vado. No, dico, sapere il pensiero. Le macchine. Il pensiero al maschile, capito? A dire, voglio andare in palestra, c'ho sto problema. Cioè, noi ce lo poniamo il problema. Andiamo in palestra e dici, oddio, come mi presento? Cioè, non posso andare male. Poi... Noi non ci andiamo proprio. Infatti la forza è non andarci. Io devo dire, invece che ci vado, perché ho necessità, mi sono parlato... al ginocchio, per cui faccio sport, ma quelle faccio non so scuse, dai Giulio, piscina, vabbè. Bicicletta, e poi porto mio figlio che fa pugilato, per cui ci vado tre volte, quattro volte a settimana. Eh beh, sei dinamico sul tardi, sì sì, anche perché mi hai 90 anni, però quello che dico, vi ponete mai il problema, devo andare in un posto in generale, ma come me devo vestire, magari starò male, oppure che non sia andato in un posto dove stanno quando tutti... Giulia era piccola, no, niente, io mi sono vestito di rosso per fare Babbo Natale, pensavo fossi il Gabibbo. Ma quando io ero in giro con la cucinotta, come devo vestire? Ma che come vestire? Ma non mi pongo più il problema. È là che no? Torna il burka. Se no, me devo proprio iscrivere ai corsi di Loredana e mi butta sul lettino e mi dice: Giulio, comincia a parlarmi dell'infanzia. Che cos'è che ti hanno torto? Detto, il glutine, cioè, capito? Allora uno non si pone proprio il problema. A monte fai c'hai parte ragione, del Rotoli Club. Però hai ragione, perché nel momento in cui ti presenti in un posto con la cucinotta, ma chi te guarda? Te? Chi te guarda? Guardano tutti Maria Grazia. Cioè, ma non possiamo dare considerare la regia quando ma c'è la pubblicità. Quando entra Giulio con cucinotta, la gente dice: ma chi è quella vicina a Giulio? Esatto, hai capito? È un sogno nostro. Ma bravo. Secondo me te capita pure a te quando ci giri con Giorgia. Ormai io sono padre di Giorgia. Vabbè, io dopo la pubblicità ti dico mia suocera a Messina, quando andiamo giù a trovarla, visto che Marina è di Messina, sa quello che cucina, no? Eh? E c'è la pubblicità? Non so, io sono molto attento a queste cose, sai? Dobbiamo andare i miei sponsor me lo regalano. Ok. Allora, 3775 104 500 sentiremo parlare della suocera di Giulio, esatto. A Messina, e vedremo il filmato di Paola e vedremo anche la mia danza del ventre dopo che sono andata. Avete un posto a casa dopo il filmato per potermi ospitare? No, scusa, c'è tua figlia che fa segno, no. Per carità, no, non ma mamma vedere. Non te lo farà mai. Tra questo è uno spaccato di vita, ragazzi. Allora, 3775-104-500. Ah, tra poco. Love is in the air. Every while I look around. Love is in the air. Every sigh and every sound. And I know if I'm begging foolish, don't know if I'm begging wise, but it's something that I must believe in, is that when I look in your eyes. Love's in the air, love's in the air.
the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel the same. It is something that I must believe in, and it's there when you're calling my name. Maestro, deve sapere, scusa, che io ho una voce simile a sua figlia Giorgia, no? Cioè, certo. Che vuoi cantare? Che vuoi cantare? No, dai, ti non prego. Voglio, perché poi vado a sminuire la figlia e non sotto Sanremo, poi, cioè, dovessero convocare. No, siccome mi invitava a fare il ritornello, volevo dire che non vorrei mai togliere spazio. No, dai, voi due partite. No, perché tu non sei lei. Allora, qual era quella che ti piaceva? Se tu sai cantare bene, poi ti senti, capito, in meno rispetto alla mia voce. Qual era quella che ti piaceva tanto, che hai cantato l'altra volta? Oddio, non mi ricordo. No, io mi butterei su un amico di Radio, un neomelodico napoletano, Andrea Caro. Mi butterei su una canzone di Gigi D'Alessio, posso? Prego, non so se la sai fare, non la sa fare lui. So. Maestro, se le manca Gigi D'Alessio nel repertorio andiamo malissimo. Vabbè, allora sarà per la prossima volta. È stato anche ospite da voi, no? E voglia. Lui è, va bene, vai, dai. Bello guaglione, bello guaglione. Maestro, aiutaci, supportaci. Che devo registrare. Ma che sono Sarracina. Oh, Sarracina, bella guagliona. Oh, Sarracina, tutte femme la fanno amorà. E belle faccia, e belle cuore. Sala fa paura, e malandrina, e tentatore. Se ho guardato le fanno amorà. Ole! Lasciate! La donna s'avvelena e la luna s'innamora. E velena sei più tu. Oh Sarracina, bella guagliona. Oh Sarracina, e tentatore. Se guardata la fa innamorare. Tutte femme le fanno innamorare. Certo, non vedete che Sarracino che teniamo c'è là. C'è Giulio che si è Giulio si è messo dalla parte. Guarda, lui si sentiva compreso della parte. No, io mi sentivo molto vicino a Sofia, sai? Poverino. Sofia, io sono con te, Sofia. Se vuoi testimonierò per te. Lo dirò sì. Anche alla tua maestra. Che bello vedere il mio amico Giulio Todrani, che conobbi a casa Rai 1, dove io ero un figurante. Ogni giorno al bar parlavamo di musica, poi lui lasciò. E non mi cacciarono ciao via, Giulio. Gianfranco. Ma Giulio Todrani è lui, perché mi guardi a me? A te allora. Parlavamo di musica. Dico due parole. A Rai 1 poi. Facevo questo programma insieme a Giletti, si chiamava Casa Rai 1. Sono stato 3 mesi, devo fare 9 mesi, 8 mesi, però il patto prima era che facevamo... Che te pagavano. No, scherzo. No. Allora pagavano, adesso non pagano più. Facevo 5-6 canzoni al giorno, erano 3 ore di programma, era quello il patto. Quello, io vorrei la pelle nera, ero andato col gruppo mio, quello grosso. E allora praticamente dopo 3 mesi è cambiata un po' tutta la direzione e tutto quanto. E io cominciavo a cantare un brano, 45 secondi, ballavamo insieme. Non cantavo più praticamente, allora io ho detto io qui non ci sto e sono andato via. Prima mi sono ammalato perché mi è venuta una specie di malattia al fegato, qua mi hanno ricoverato una settimana e con quella scusa non ci sono più andato. E così è finita a casa Rai 1. Perché il corpo sa molte cose. Il corpo sa più di noi. Sì, sì, mi era veramente disgustato perché non cantavo più, praticamente facevo il figurante. Nel senso che andavamo lì e facevamo 40 secondi, provavamo tutta la sera, magari 5, 6, 7 brani, facevamo 2 brani. Entrò Malgioglio e sconvolse il programma. Vabbè. Malgioglio.
Ma ha scritto un brano per me, Malgioglio. Ah, sì, ce lo fai sentire. Giulio. Ho fatto parte molti anni del duo Giulia e Giulia, abbiamo avuto anche milioni di dischi dal 75 all'89. Lui ci ha scritto un brano magro, insieme a... No, era il 75, il 71 era passato da un pezzo. Ah. Beh, il 75 è nato veramente il gruppo, poi Giulia e Giulia, io una ragazza, eravamo... Non so, molti io poi vorrei, io non ho mai capito una cosa Dimmi. Di Giulio Todrani, cioè lui tanti anni fa ha aperto questo gruppo, cioè aveva questo gruppo fichissimo, La pelle nera. Che ha avuto un successo enorme. Che fa? Apre un altro gruppo con altro nome, poi è arrivato Salvini. Perché secondo te lo vedrà? Ogni volta poi ne ha aperto un altro, tu ma perché? Parli la nostra lingua, vero Loredana? Ma perché probabilmente essendo un irrequieto, è vero. Gli piace fare più cose. Lui l'ha detto che è irrequieto anche da un punto di vista sentimentale. No, mi sono calmato. Però è un irrequieto, capito? Quindi non riesce poi. C'ho una moglie, un figlio di 18 anni. A raccogliere quelli che sono Giorgia. I risultati, capito? Cioè, non hai raccolto i risultati. Allora, non hai dico, raccogliere. Io ho cominciato con il mio primo nome, si chiamava Giulio San Germano. Un brano che mi ha scritto un grande autore. Allora si chiamava Che pasticcio nel mio cuore, e fece un cantagiro. Allora, il mio nome era Giulio Todrani. Dice, ma se non è musicale, se no cambiamolo. Questo ha aperto l'elenco del telefono, il mio produttore, e ha trovato San Germano. Il mio primo nome è stato Giulio San Germano. Dice, porta la fortuna, perché Celentano, tutti nano. Ci vuole tanto anno. Nella smorfia napoletana è il 16. A Roma è il 23. Sì, 23 a Roma. È durato solo 5 anni, perché poi ho fatto Giulio e Giulio. Quello è stato un gruppo che ha venduto milioni di dischi, è andato abbastanza bene. Ho avuto molta notorietà. Dopo 5 anni è chiuso l'anno. Potresti chiamare Giuliano adesso, anziché Giulio. No, mi sono chiamato anche Nil Forte, ho fatto dei dischi in inglese, mi chiamavo Nil Forte, sponsorizzato da Rai Serie 1, ho fatto un po' di televisioni, l'ultima televisione che feci su Rai 1 presentava una presentativa, la Emi, Paola, come si chiama? Maria Giovanna Elmi, la fatina. Mi presento allora anche come 71, era l'anno tuo. Sì. Esatto. Cioè, mi presento anche come Giulio in Giulia a uno spettacolo televisivo, e mi sentai tutti i capelli corti, tutta girata in testa, mi chiamavo Nil Forte, questo, ma where you from? Quadraro. Maria Giovanna, ho detto where you from? Io sono Giulio, ti ricordi? Giulio in Giulia. È rimasta malissimo. Perché lei pensava che fossi americano, cioè la camicia di... Cioè un po' come tipo Marina La Rosa, la mattina si svegliava davanti allo specchio in bagno e dice buongiorno, che ne so, Alessandra, poi il giorno dopo mi chiamo Pasqualina. Se Giulio e Giulio funzionava, perché poi... È una patologia, ti ha detto la dottoressa. Il mio discografico, anche uomo della mia compagna artistica di allora, era il suo uomo, per cui ha pensato bene che siccome doveva pagare delle royalty, che poi mi ha pagato, ma dopo... Sì, ma la pelle nera che era... La pelle nera è nata nel 91. Allora è una questione di soldi. No, dai. Poi abbiamo fatto, a lei è andata via anche, abbiamo fatto nuove serate fino all'89, e poi ho avuto un anno di fermo dove sono andato proprio a ruota... pazza, perché non cantavo più. Uno cerca nella vita, cerca sempre di dire questo è il marchio, oppure questo è il mio nome, si dovrà parlare di me, invece ogni giorno no, nel marketing no, però lo sai, ci sono grandi marchi che non cito, appunto sportivi, della roba che si mettono addosso loro, che fanno loro quelle l'Italia 38 40 che fanno tutta una specie di sottomarchi loro. È come se la concorrenza gestita ti desse un plus, per cui vorrei finire il suo paragrafo, poi verrò un po' più. Dicevo, poi è nata Ivorella la pelle nera, e poi Giorgia è venuta a cantare che non Ivorella la pelle nera, io sono diventata Lansoni, Ivorella la pelle nera e Giorgia. Questo è il nostro disco rifatto della pelle nera, con il gruppo Ivorella la pelle nera. È stato vai ragazzi, nostro... vai! Che in macchina si mette a ballare, dai! Yeah. Dimmi Wilson Pickett. Sai vinci più bene. Dimmi tu James Brown. Questa voce dove l'ha trovata? Signor King, signor Charles, signor Brown.
io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, non penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Dimmi tu signor Favus, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Giulio, tu non ci dovresti pensare, non c'è niente da fare per dimenticare sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po', un po', un po'. Poter andare a cantare con loro adesso più tardi che mai, però insieme a Ray Charles, a James Brown, a Otis Redding, dei grandissimi artisti di questa, di questo genere di musica, che io li saluto sempre ogni concerto, e poi più tardi che mai, però va bene. Vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, aiutatemi. Sonia, però volevamo sapere, la suocera di Giulio a Messina cosa gli ha preparato? Esatto. Ah, giusto. Perché ci siamo persi certo. E dopo dobbiamo pubblicare pure la foto tua, non ti preoccupare. Avete parlato con Sofia? È no. Lei che dà no. La che gestisce. Vai, gestisce. La suocera. No, quando sono andato a chiedere la mano di mia moglie. La mano. Hai chiesto... La mano, la mano. Cioè, perché là si potrebbe aprire dei capitoli. Ma quando sono andato, lei... Voglio dire, venendo io dal continente era un pochino, come dire, timorosa di fare brutta figura, e quindi mia moglie mi disse: mamma è dalle 7 che cucina, no? E ha fatto gli sfincioni, ha fatto le melanzanine ripiene, ha fatto le bracioline di carne. Ho fame. E quindi mi ricordo che ci sentammo verso mezzogiorno e mezza, così è, e lei ha detto: ho fatto un po' di cose da mangiare, c'era veramente un matrimonio, e visto che a casa di mia moglie non mangia nessuno, io invece sono nipote della sono guerra, tutti. Sono tutti, sì, perché mia madre diceva: io sono figlia della guerra, io sono nipote della guerra. E io mi sono finito, veramente mi sono finito, e poi sono rotolato sul divano a dormire, e quindi non ho chiesto figurone, niente, esatto. Capito? E ha detto, e lei ha fatto molto imbarazzato, ha detto: però visto Giulio come ti fa onore alla cucina. E io gli ho detto niente, sono andato là e ho mangiato e dormito. È stato uno dei momenti più alti della mia vita. Vabbè, ma lei sarà stata felice, perché chi? Quello voleva, lei ha cucinato per te tutte queste lei, sì, ore. Sì, infatti, sì, poi mi sono portato pure via un po' di cose, la sera mi sono rimangiato quello che avanzava. Sì, però poi quando ti sei svegliato non le avrei detto qualcosa? No, no, perché poi mi ha detto quel caffè, e poi mia suocera ogni volta mi vede... diciamo sgrida mia moglie, e le dice: ma Giulio è un po' sciupato. E lei fa: ma cioè, come, cioè, romanesco, capito? Ma come si dice in messinese ama? È sciupatello. Ah no, scusa. Fa, no, mamma, si dice mamma. Mamma. Vabbè, siete troppo. Giulio. Macri, macri. Macri. Macri, cioè, stai dicendo. Se compri i maglioni che la panza direttamente, che oramai non gli entra più niente. Cioè, Giulio, quindi... pensa che mia suocera è milanese. No, altissima, magrissima ed è drenata. No, drenata, perché tu lo sai che esistono, sì, le donne no? Drenate, le donne con la ritenzione, sì, idrica, sì. Che ormai a me è ritenzione alcolica, no, capisci, no, bene, no. Perché io introduco, no. Diciamo altro che l'acqua. Noi siamo figli del cortisone. Ma davvero? Sì. Davvero dici che è milanese? Altissima, magrissima e levissima. E come si sente? Mamma, non lo so, mi guarda come un fungo. Il fungo trallalla. Sì. Sì, ha sposato un napoletano, per fortuna. Però purtroppo mio suocero era già morto quando sono arrivata io, quindi non ho potuto approfittare però dell'ingresso. Però tuo marito si è mischiato bene, insomma.
Si è adattato, ha seguito quello che ha fatto la madre, si è sposato con una napoletana. Tu pure però ti sei sposato a napoletano? Purtroppo, cioè per fortuna. Scherziamo, i napoletani sono come gli arabi. Esatto, poi Napoli torna sempre nella vita di tutti, no? Io penso che scappai a 13 anni, dissi a mia madre, mamma vado a fare sto 3 giorni da un'amica a Taormina, e invece presi un treno per andare a Napoli, vedi la testa, perché sapevo già che evidentemente il mio futuro, esatto. Hai una bella testolina, allora. Che ero un po' così irrequieta. Ti ricordo che in regia c'è Sofia, non erano 13 anni. Sì, non erano 3, ne avevo 25. Esatto. Io già c'ho problemi. Poi, allora, 3775 104 500, due consigli dagli acquisti, e poi torniamo. A tra. When you down and troubles, and you need some helping hand, and nothing, oh nothing is gonna rhyme, but better yet, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night, and you just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, baby, see you again. Oh yeah, oh winter, spring, summer, or fall. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old the wind begin to blow, yeah, keep your head together and call my name aloud. Soon just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, see you again. Winter, spring, and summer, or fall. Any good to know you got a friend. People can be so cold. They laugh at you, desert you, and beg with all if you let them. But don't you let them. Much better to find a girlfriend. You got a friend. Bravo Giulio, bravo. Bravo. Complimenti. Bravi. Mazza, tutti zitti, qua non possiamo fare il nostro solito show canterino. Perché non avevamo capito una parola, tutti zitti. Guarda Giulio, che lingue morte, la traduco.
Beh, comunque, a proposito di Giulio, no? Buongiorno a tutti. Giulio Violati, sei troppo simpatico. Quindi... questo è mio padre. Dai, ti apro il panettone al cioccolato, papà, grazie. Mi hai fatto far figurone stasera, oggi a pranzo io glielo apro. Pandora la crema. Esatto. Senti, Marina, ma un'altra volta ma c'è il grande fratello VIP? Il GF VIP, eh? Sì. Che ci dici? Vi dico che è entrato in questa trasmissione, è entrato Sergio Volpini, in arte l'ottusangolo, che è un mio amico. Ah. È entrato anche Salvo, però insomma negli anni io ho stretto una grande amicizia con Sergio e quindi ho visto la prima puntata e anche la seconda. Ma ti piacerebbe tornare lì? No, me l'hanno già chiesto, grazie. No. Basta, io l'ho fatto quel programma fatto io basta, okay. Cioè, sarei io stessa una brutta copia di me stessa 20 anni dopo, cioè non, no. Anche perché avete lasciato un'eredità molto forte, la prima edizione sì. Secondo me ha avuto ha poi lasciato una cosa, un record imbattibile, record non imbattibile, è mai più stato, ma perché quello così, era diciamo reale, un esperimento esatto, sociale più un che una trasmissione sociale, televisiva sì. Però ha cambiato il modo di fare, purtroppo per fortuna, televisione in questi ultimi 20 anni. E cosa vorresti fare tu? Da grande. Che cosa ti piacerebbe? A me piacerebbe l'isola dei famosi. L'isola l'ho fatta l'ultima edizione. Come no? E certo non è che mi piacerebbe avere su un documento come lavoratrice reality, concorrente dei reality, però diciamo che un po' quello che mi offrono a volte lo accetto, a volte lo rifiuto, dipende da che cosa mi piace. E per fortuna, chiaramente devo dire che ho la fortuna di poter scegliere, perché c'è qualcuno in famiglia che lavora, bisogna dirlo. No. Certo. Questa è la verità. Per cui quando mi diverto faccio delle cose, altrimenti il mio lavoro principale è quello simpatico, divertente e impegnativo di fare la madre. Esatto, esatto. Non è poca cosa. Non è poca cosa, però insomma. Però un peperino come te magari. Sono sprecata, secondo me sono sprecata, no, infatti, nessuno è sprecato per essere una madre, per carità, però dico un peperino come te, sì, ci dobbiamo mettere la cosa dai, chissà, intanto faccio il burlesque, intanto sì, adesso sì. Facciamo gli spettacoli insieme, assolutamente sì. No, io non posso, non ho mai avuto il permesso vedere... da casa di... sera mi hanno chiamato per un salone qua a Roma, guardatela un attimo la foto. Ma che meraviglia, guardatela. Guardatele, Paola Piccilli, sì. Che meraviglia, a un certo punto. Bella scolatura, Paola. È una scolatura audace. E vabbè, se ero in abito da scena, ecco. Certo. Io troverò un metodo per riempire, così. Però insomma posso farlo no, anch'io. No, proprio tranquilla, è finzione. Esatto, per esatto. Cui è travestimento, è finzione, è il gioco che tutti facciamo. I maschi si travestono da Batman e noi da principesse quando siamo bambini, e per cui la base del gioco è il travestimento, è la finzione appunto. E il burlesque esalta questa parte, oltre ad esaltare la femminilità, per cui purtroppo mia figlia gioca a calcio femminile. Di tutta risposta, capisci? Allora, però Sonia, dovremmo mandare in regia anche la nostra foto, quella tua vestita da regina e quella mia vestita da Crudelia, perché anche noi giochiamo, non so se ce l'hanno. E ci travestiamo indipendentemente dal burlesque. Anche quella se questo è più anche interessante lì, anni 30, anche quella anni 30. Adesso la gliela mando io. Dai. Va bene, 775 104 500 a tra poco. I don't wanna lose this good thing that I've got, 'cause if I do, I will surely lose a lot, 'cause your love is better than any love I know. It's like thunder, it's lightning. The way you love me is lightning. I'm better not go. Oh, baby, I'm not superstitious about you. I can't take no chance. You got me spinning, baby. Oh, baby, I'm in a trance, 'cause your love is better than any love I know. It's like thunder, it's like me.
trap me. I'm better knock, 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 knock. Oh, oh, baby. Ooh, 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 ooh. Think I better knock, knock, knock. Think I better knock on, knock on wood. You think I better knock on, knock on wood. You think I better no, 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 knock on wood. You think I better knock, knock on wood. You think I better knock on, knock on, knock on, knock on, knock on, knock on, knock on wood, baby. All right. You think I better knock on wood. You think I better knock on wood. You think I better knock on wood. Bravi, senti, ma noi stiamo dicendo, a noi piace un po' travestirci, no? Sì. Cioè prenderci in giro, giocare, ma l'uomo ste giochi non li fa, a parte che va andare con Lally Davidson che si mascherano tutti da grandi maci, ecco, maci. Guarda, questa vedi, ad esempio io vestita grazie a buon garzone, parrucca, trucco e parrucco, questa niente, so io, incredibile. Io se non c'era S del ciondo non ti riconoscevo. Ma dove andavate così? E noi festeggiamo. Feste, guarda là. Bella. Per ciao, chi non ci può vedere, magari... devo dire carine, no? Perché poi è divertente, si crea un molto clima, tutti in maschera. Dobbiamo fare. Sapete che sì volevamo fare noi? Vedi, come Stefano, io le donne, no? Stefano, guardalo, che bello che è Stefano. E volevamo organizzare, sì, vorremmo organizzare noi per sì carnevale, anzi, lo diciamo anche agli ascoltatori, chi vuole partecipare con noi, una festa anni 20, perché anni 20, 100 anni dopo. Ah, che meraviglia! Sì, sì, siamo sì, anni 20 è bello. Mm-hmm. Quindi siamo sì, nel 2020, sì, anni 20. Sì. Ah, mi devo attrezzare 100 subito. Anni dopo, fichissimo. Tu ci vedresti in maschera, Giulio, per capire? Io non ci sto, purtroppo. Non sai manco la data. Non lo sappiamo. Noi la fissiamo in base al tuo calendario, caro Giulio. Non vedo l'ora io di vederti. Io mi metto da uomo magno. No, no, ma dico magnum. E sparo lasagne da mese di ragnatele. Voi uomini vi prendete un po' meno in giro, cioè sì, giocate sì, di sì meno? Io quando canto qualche travestimento me lo faccio, metto un mantello. No, no, ma io dico al di là del cantare, perché lì è scena, no, è scenografico. Sono squali, nella vita, sono serio, perché voi vita uomini no? Loredana, perché hanno più sto senso? Hanno pudore, pudore. Sì. Oppure è sempre la paura di essere criticati? Ma io il problema non ce l'ho io. Sì, in realtà ci vuole molta sicurezza per portare un travestimento, anche molta autoironia. Hai trovato Marina? Sto cercando, invece mio marito si diverte sempre tanto a travestirsi. Adesso ti mando una dipende foto. In che situazione, Marina? Io sto cercando il cellulare. Non la mandai, la foto c'è sempre la bambina. Regina, Sonia, siamo a posto. Ti posso raccontare un aneddoto mio personale? Sì. C'avevo 14-15 anni. Sì. Abitavo a Viale Marconi, una zona ancora molto deserta era allora, e mia madre era una sarta per i vestiti da prete, una volta cucì una cappa magna con l'ermellino, sì, a casa, cucì questo ermellino sopra, bellissima era rossa a bordo dei cardinali sopra, e questa cosa di ermellino sopra, e io praticamente mi sono messo questa cosa che costava molto allora, mi sono messo di nascosto e sono sceso a Viale Marconi con questa ho sfilato una mezz'oretta con sta capa, sono tornato a casa, ho beccato un sacco di botte, da allora non mi sono più travestito. Hanno pensato un po'. Ma è stato un azzardo, perché magari ragazzini giocavamo ma c'avevo 13-14 anni, è stato un azzardo. Non più, mi sono travestito un'altra volta con Giorgia e basta. Però mi dici un attimo, Loredana. Ma lo sai che cos'è? Che se uno abbraccia la dimensione ludica, perché quando noi ci travestiamo stiamo giocando. Voglia, no? È chiaro. Quindi, però Loredana, parla facile. Lui, se uno abbraccia, la dimensione facile. di gioco. Quindi nel momento in cui si gioca uno si può mettere anche il mantello di Superman dove spara le lasagne. Certo. No? Cioè, voglio dire, quindi tutto è permesso, perché... Un po' come a casa di Paola, se vergognano. Ah. Andavo a vestire
no. Però vestita a bacchio, mica è Pasqua. Come vorrei travesti Giulio, noi per carnevale se io avessimo più tempo shook. No, se avessimo tempo ci potremmo travestire da magri, ma no. Ci vorrebbero 6-7 anni di preparazione. Cioè, io nel specchio del circo. Esatto. Scusate, però c'è travestimento e travestimento. Adesso guardate un po' quello di Marina. Ve l'avevo detto io. Vabbè, cioè, si vede solo fuori. Allora, questa era una festa da tema angeli e demoni. No, non era Eyes Wide Shut, angeli e demoni. E ovviamente io ero l'angelo, lui era il demone, ma non era la nostra festa. Noi facciamo delle feste comunque in maschera spesso, quando facciamo i compleanni. Sì. Tipo i suoi 40 anni ha fatto rococò, quindi eravamo tutti vestiti un po' barocchi, esatto. Io invece ho festeggiato su un barcone sul Tevere e ho fatto Love Boat, quindi eravamo che tutti meraviglia. Quanti, c'erano i viaggiatori vestiti anni 80. Però ci devi 40. Invitare quando fai queste cose, perché noi usiamo. Aspettiamo i 50 per fare. Scusa, ma lo sai che carino, io pure parla. Per la festa mia dei 50 anni voglio fare una cosa speciale. Sì. Sì. Scusa, volevo dire una cosa, ma col carretto siciliano troviamo un tema per la festa anni 20. Anni 20 il tema. Vabbè, sì, anni 20, 20 sì, c'è un'altra difficoltà e poi sì. Con una menomazione. Ma cioè, il luogo ce l'abbiamo già. Dobbiamo pensare a tutta una serie di cose, deve essere anche la scenografia importante, no? In un luogo. Sì, la vogliamo sì. Fare, ci vogliamo imbarcare sì, in luogo, e poi facciamo, scusate, il vincitore, anzi facciamo 5 vincitori che possono partecipare alla festa e che possono certo. Partecipare io in posso 600 lasciare persone. Il posto mio, sei. Io c'ho da fare quel giorno. C'ho un sacco di cose. Scusa, ma gli uomini negli anni 20 come si vestivano? Perché le donne, vabbè, ma l'uomo così si vestiva. Una tuba, tuba. Tutto gangster, no? Sì, sì. Anche pure gangster. Forse il doppio petto. Col cappello. Come si chiama il... Sì, col cappello che andavano molto, come si chiamavano? Il borsalino. No, no, proprio il cappello, c'è proprio un nome particolare. Il borsalino. Borsalino, brava. Ah, borsalino, sì. Ah, Albano ce lo potrebbe restare. Il suo scusa, fianco. Però posso dire una cosa, ma del nuovo in pagella non abbiamo parlato mai. Hai ragione, cioè, qua ci manca un pezzo della... Ah, era forte lui in pagella. Scusa, noi laureati, cioè, che siamo lui a fare? Cioè, veramente. Voi che siete manca arrivati alla terza media, noi scusate, siamo laureati, che se siamo laureati a fare? Cioè, io questa per la devo... nuovo in pagella. Non lo so io però anni questo... anni del nuovo in pagella, dai, leggila sta cosa. Io questa la devo dire però, io mi ricordo ancora la mia compagna di banco alle elementari, quanto non l'ho sopportata, ragazzi. Ma io dico, c'è compiti in classe, non è che voglio copiare il compito, ma dico, ma mi dici il problema di matematica? Si mi chiama dici, infamità. Mi dici sì. Quanto... No, non trovo. Cioè, che cifra ti viene? Quanto ti viene? E quella con la manina lì davanti non ti faccio e vedere. E io te la spezzo con la manina. Guarda, con l'astuccio. Con l'astuccio, ce l'abbiamo un eufemismo per dire stronza? No, però che ti succedeva? Che mi hai detto? Sì, no, io poi prendevo il voto più basso. Io ero un mostro in latino e facevo delle versioni pazzesche. Le mie amiche prendevano 9, io prendevo 8 meno. Cioè, ma come? L'ho fatta io. E poi il professore, quando andò in pensione, mi disse che era un modo per punirmi, perché lui aveva la lettura che io passassi, cioè perché proprio io gli facevo il bigliettino e mandavo la versione. Ma invece peggio ancora, noi eravamo tutte bestie in matematica nella nostra classe, tranne due ragazze bravissime, quindi compiti di matematica, loro facevano i compiti e ovviamente ce li passavano. Un giorno non ci siamo accorti che dietro ai banchi tutto in fondo c'era il professore, quindi continuiamo a dire l'è finito il compito, passa. Il professore a un certo punto imbarazzato ha fatto un colpetto di tosse e noi io scusi professore, no ma noi in realtà insomma alla fine ha messo delle sufficienze a tutti. Dai. Che te sei inventata tu Paola conoscendoti? In realtà ho appreso un metodo che veniva da mia madre, l'occhiale che ingrandisce, quindi mia madre ci aveva insegnato da subito, essendo lei un insegnante di matematica e fisica appunto, che per copiare bene senza farsene accorgere dovevi avere gli occhiali, quelli che uso adesso, quelli per altre ragioni, quelli dell'intrepido del Monello, ti ricordi? E che guardavano tutti i vestiti, era soltanto uno sporsi con l'occhiale e copiare con nonchalance, però copiare è un'arte. Sì, il ragazzo intelligente sa copiare. Ragazzi, ma voi gli facevate gli organetti piccolini per copiare, che quando c'era qualcosa
qualche compito importante, no? Certo, sì, fogliettino. Certo. La cartucciera si chiamava da noi, questa gli organetti. Certo. L'hanno mai beccato? No, noi avevamo proprio il cinturone. Vedi, non avevate tecnica. Non c'era il cinturone con le tascine. Comunque, Sonia, quello che dice Paolo è vero, perché quando faccio fare gli esami all'università li faccio fare scritti. E allora dico, mi raccomando, non voglio che praticamente voli una mosca, quindi faccio finta di distrarmi, quindi loro hanno ampia possibilità di poter, voglio dire, nonostante le domande siano tutte uguali e siano a scelta multipla, quindi con la crocetta, ci sono persone che riescono anche a toppare e non prenderne 18. No, vabbè. Quindi è un'arte. È un'arte. E tu che copiare? Io ho fatto un sistema brevettato, si chiama lingua di Menelik, qualcosa di... me la ricordo quella che tiravi. Qualcosa di disegno, facevo il pezzetto di plastica, tiravo fuori, poi quando passava il professore ritiravo e rientrava. Era molto... che bravo. Vedi, ma infatti non ha l'aria anche di uno stupido. No, ma io adesso, per esempio, mentre Giulio... anche di uno stupido. No, Giulia, mentre Giulio cantava, io buttavo l'occhio e ho detto fammi delle parole, invece là c'è tutta una scaletta. Pensavo ci fossero i testi scritti. Sono testi. Ma io non parlo quelle lingue strane vostre. Capito? No, non so buono. Va bene, Giulio, guarda, io sono troppo orgoglioso per copiare gli altri. No, è vero, io pure tra tre minuti butto la pasta. Andavo male ma non copiavo. No, io non ho mai copiato, anzi diciamo che ogni non tanto non c'è di che eri primo della classe. No, perché... primo della classe no, non è, no. Però insomma non suonavi la chitarra, ero tranquillo e passavo ogni tanto in matematica, ero abbastanza bravo e passavo agli altri, però non ho mai copiato. Però però prendevo 6, capito? 6,5, 7, 6,5, non ero brillantissimo. Vabbè, comunque ribadiamo per tutti i ragazzi studenti in ascolto o presenti in regia che il voto alto è comunque importante. Aiutaci, Sonia. Cioè, importantissimo. Guarda che diventerai nonna pure tu a breve. Certo, quindi il voto alto è comunque importante. Importantissimo. Bisogna impegnarsi, studiare. Mio figlio ha preso 26 e l'ultimo esame è andato in depressione. Capo. Ah, andati di pressione, nel senso che vuole sempre quello. Vabbè, diciamo, ti può dire con quanto ti sei laureata tu? Sì, 105. Attenzione, io 107. Complimenti. Con la lode, 110 lode. Vedi la differenza. Io 110 lode. Vedi la differenza. No, io non sono stata lodata. No, stavo vedendo quelle cose. Ahia, Giulio, salvami. No, io c'ho per lode. Sono 3 e ma 7 lode. Però posso risponderti e lo dico con estrema simpatia. Ho dovuto trovare il lavoro a tanti miei colleghi che si sono laureati cum laude. Ecco, io pure sono disoccupato, vedi che poi fa. In azienda siamo full, grazie. Vabbè, te pareva. Già fatto, avevo un sacco di colleghi all'università. E va bene, dai, è finita pure questa trasmissione. È passato volata, non so per voi, cari amici di Io le donne non le capisco. Marina La Rosa, ma grazie, tu oramai sei Io le donne le capisco. Vieni, sono di casa, vengo di casa. Quando mi chiamate, chiamatemi, mi diverto moltissimo. Ma chiama pure tu, dai. Ma dai, certo. Dai, sempre, me potessi venire sempre. Tutti certo. Sabato, davvero. Paoletta. Noi ci risentiamo da Sanremo, immagino. Certo. Tu quando parti per Sanremo? Dal 2 sono già in postazione, per cui vi darò gli aggiornamenti. Ma quando comincia Sanremo? 4 e sabato 4 8. Bene, allora ci vediamo. E allora ci vediamo. Io vengo a cantare. No, ma magari potresti venire ospite il nostro. Voi non sapete che Paola Picilli è la nostra inviata a Sanremo. L'altra volta ci ho fatto la ti ricordi, si è chiusa in un bagno e sì, dal bagno nel bagno dei camerini, l'ultima dei camerini volta, abbiamo fatto la diretta. Io vi raccoglierò tante curiosità, molte fotografie di backstage, oltre che della flora e la fauna che gira in quel locale. E così ci risentiamo sicuramente dalla Riviera Ligure. Comunque Sonia, esatto, in attesa di organizzare una trasmissione Io le donne non le capisco da Sanremo. E io vi sto aspettando e invitando da anni. Quest'anno se ci fai da sponsor veniamo. In genere con i nostri spazi accade il contrario, ma parliamone. Media partner ben accolti.
infatti avremo anche Radio Esercito quest'anno da noi, ed è una cosa che ci piace tanto. Radio Esercito? Per cui, sì, esiste una radio dell'esercito italiano, l'ho scoperto da breve anch'io. Certo, se lo collegassimo io le donne non le capisco. L'esercito italiano, anche perché quest'anno sono 20 anni che le donne sono entrate a far parte delle forze armate. Vedi che bello. Quest'anno quante cose si festeggiano. Il ventennale nel 2000 è accaduto, l'ho scoperto adesso parlando con un maggiore, il maggiore Parisi, che è un'amica oltre che una bravissima giornalista, e ne approfitto per dirle ciao ciao. Allora, allora grazie, grazie di cuore. A Giulietto, me mi chiami quando non c'è nessuno, quando qualcuno da buca mi chiami. Sì, sì, Giulietto, ci vediamo alla prossima buca. È tra i più amati di Radio Radio, veramente. Giulio, grazie di cuore, sei troppo figo. Allora, grazie a te, Claudio Trippa, e Giulietto Todrani, grazie, veramente altissimo livello. A disposizione, musica. Quando vuoi, sono presente. Nel tuo locale, quando veniamo? Quando veniamo nel tuo locale, dimmi che c'è. Faccio il 25, il 18 e il 25. Di gennaio. Ok, il locale. Ma dove? Ti mando tutto, è sempre il da forma via di Cappellari 38. Oh, da forma è il locale nostro. Esatto. I fuori forma entra si lo forma, si mangia da pure forma. Bene. Ah, capito? Ok. I fuori forma gratis. Si fa musica. Scusate, la stessa cosa, sabato Trippa. La teneva qua dal vino. La devo dire, la devo dire. E chiude. E gli altri giorni non c'è Trippa per gatti. Esatto. Basta, grazie, grazie di cuore. Ciao, grazie a tutti. Ciao. E volevo salutare Luciano Del Dotto, Valeria Ercoli, Marta Zitelli, Chiara Villa e Simone che sta lì, che è pronto. E Sofia. Sofia, sì, Sofia, lì, ciao. Ma principalmente un grandissimo bacio a tutti voi ascoltatori di Radio Radio, ed io le donne non le capisco. A sabato prossimo. Grazie, a sabato. Ciao.